corsa contro il tempo per l'approvazione del bilancio del comune dell'Aquila. Una corsa lastricata da ostacoli, o meglio da una voragine quantificata in ben 24 milioni di euro, che avrebbe dovuto coprire anche quest'anno il governo come soccorso esterno per far fronte alla minore entrata e alle maggiori spese dovute al difficile post-terremoto. Il destino del comune resta dunque appeso ad un emendamento annunciato dalla senatrice Stefania Pezzopane, ma che non vede ancora la luce. Una cosa è certa e confermata nel Consiglio Comunale di oggi: entro il termine del 30 aprile non si approverà né il bilancio di previsione né il bilancio consuntivo. Ci sarà dunque la diffida del prefetto Francesco Alecci, con l'ultimatum fissato al 23 maggio, altrimenti il Consiglio verrà sciolto. Una sciagura per la maggioranza che non nasconde la gravità della situazione. L'occasione buona per mandare a casa il sindaco Massimo Cialente per l'opposizione, pronto a fare muro contro ogni ipotesi di approvazione di un bilancio tecnico, per poi intervenire dopo maggio con variazioni di bilancio. Il governo, contrariamente a quanto fatto dal 2009 al 2015, che ha stanziato risorse per il mancato pagamento, essendo edifici inagibili, della Tari, della Tarsu, della TASI e via dicendo, quest'anno non ha stanziato un centesimo né nella legge di stabilità né nel mille proroghe. Ora è in corso un decreto, sembra che dovrebbe essere convertito entro il 23 di maggio, e quindi speriamo che il decreto, ci sono stati degli emendamenti per far sì che l'Aquila abbia le giuste risorse. Se non arrivassero questi soldi? Sarebbe un dramma. Un problema grande, perché il Comune dell'Aquila ha una limitatissima capacità impositiva, ovviamente, avendo il patrimonio immobiliare in gran parte distrutto. Sono 5 anni che questa litania si ripete ormai in maniera stanca e senza nessun costrutto. Tutto questo era stato ampiamente anticipato mesi e mesi fa, ma naturalmente questa amministrazione eccellente in primis, come al solito, è stato sordo. Oggi ascoltiamo una richiesta di aiuto e corresponsabilità da parte di una maggioranza ormai arrivata alla conclusione, al crepuscolo, grazie a Dio, della propria esperienza politica, ma ciò che rimane purtroppo è il dramma che graverà sui cittadini. L'aumento delle tasse, la Tari e le altre, l'incapacità di saper gestire la cosa pubblica di questa amministrazione. Ora è quasi ufficiale: il vice sindaco del comune dell'Aquila ed ex procuratore della Repubblica Nicola Trifoggi è pronto a candidarsi sindaco. Con una lista civica, con tanti giovani, oltre gli schieramenti di partito ed oltre il Partito Democratico e quella che oggi è anche la sua maggioranza. Ed è per questo che Trifoggi, di primaria del centro-sinistra, non ne vuole nemmeno sentir parlare. Sto proponendo uno schieramento alternativo, ribadisce al nostro microfono. È una ipotesi che sto valutando. Io non sono iscritto a nessun partito, non intendo iscrivermi a nessun partito, ho la sensazione che una città possa essere amministrata bene indipendentemente dal colore politico, in quanto non si tratta di determinare le scelte di politica economica nazionale o di politica estera. Lì sì, ci vogliono i partiti e le forze politiche, perché vi sono visioni ideologiche contrastanti fra di loro e assolutamente non conciliabili. Qui no, l'obiettivo di un'amministrazione in questa città è quello di far rinascere questa città, e allora per conseguire questo obiettivo non c'è visione di sinistra, di destra o di centro che tenga. Tutti dobbiamo essere d'accordo su quelli che sono gli obiettivi. Trifoggi si dice poi sorpreso ma lusingato dell'endorsement ad una sua candidatura da parte di Giorgio De Mattesi di L'Aquila Città Aperta, esponente dello schieramento di centrodestra. Purché il suo sia un appoggio a titolo personale e non partitico, tiene ovviamente a precisare. Se è una dichiarazione di appoggio a livello personale come elettore, non può che farmi piacere, come quelle di tutti gli altri elettori di sinistra, destra o centro che riterranno di appoggiare la mia candidatura. Se è una proposta invece di un accordo a livello politico, assolutamente no, io non intendo fare accordi politici con nessun partito. Non trovano pace i cimiteri del comprensorio aquilano a oltre 7 anni dal sisma del 2009. Dopo le polemiche dei giorni scorsi per lo stato di abbandono di alcuni locali del cimitero dell'Aquila ancora disseminati di macerie, come documentato dalle nostre immagini, la scorsa settimana i NAS di Pescara hanno posto sotto sequestro 2 locali del cimitero di Roio.
frazione dell'Aquila. Si tratta in particolare del vecchio e del nuovo ossario. L'ispezione è stata effettuata a seguito di una segnalazione giunta direttamente alle forze dell'ordine e non al comune, come ha voluto precisare la dirigente comunale alla tutela ambientale Paola Giuliani. In questi giorni gli uffici di competenza stanno provvedendo a fornire la documentazione dei due stabili ai NAS, poi si provvederà all'eventuale dichiarazione di inagibilità e agli interventi di messa a norma o di ricostruzione. Fatto sta che la situazione del cimitero di Roio, a contorno dello stato attuale in cui versa quello della città dell'Aquila, conferma ancora una volta la totale trascuratezza in cui versano i cimiteri aquilani nel dopo terremoto. Piove sul bagnato, sull'Aquila Calcio, nella settimana che porterà al penultimo impegno di campionato contro la Lucchese, prima degli ormai quasi inevitabili play-out. I rossoblù infatti rischiano di perdere da qui a fine stagione il giovane centrocampista di proprietà del Pescara, Danilo Bulevardi, bloccato da una settimana per un infortunio al ginocchio. Dagli accertamenti evidenziati ieri mattina, per il mediano di Mazara del Vallo si tratta di una distorsione al collaterale senza l'interessamento del crociato. I tempi di recupero vanno dai 25 ai 40 giorni e quindi è altamente improbabile poterlo rivedere in campo entro la fine di questa stagione. Una tegola per il tecnico Giacomo Modica, già alle prese con la difficile missione di centrare la salvezza, molto probabilmente tramite gli spareggi. Modica può comunque consolarsi in quella zona del campo con la crescita esponenziale in termini fisici e mentali di Benzaghi e De Francesco per caratteristiche perfetti nel ruolo di mezzali del centrocampo a tre. Il tutto in attesa che il croato Milicevic, ormai pienamente recuperato, riprenda in mano le chiavi del centrocampo, già domenica contro la Lucchese dell'ex Demiro Pozzebon, negli ultimi sei mesi dello scorso anno in maglia rossoblu.